Michele è rientrato, Michele Muscolo Peroni, forza. Mentre riparte Simone Tomasini, Michele Peroni manovra palla, Zennaro subisce fallo, Giulio Zennaro, direi ineccepibile il fallo, direi che di 15 contro 5. Mentre arriva notizie che per la Sangio non sono ottimali di Pavia, che è in vantaggio di 15 punti contro Cecina. Simone Tomasini, arresto e tiro, non va, primo ferro per lui, riconquista la palla Empoli, teniamo viva ragazzi, teniamo l'attenzione alta. Berni, manovra palla dentro per Nobili, duello con Prioli, buona difesa di Prioli e Ghizzani trova un buon canestro in acrobazia. 48 Empoli, 58 Sangio, 9-14 da giocare. Simone Tomasini manovra la palla, Michele Peroni, ancora Michele Peroni, non trova lo sbocco, il fornaretto, Giulio Zennaro attacca il ferro, Giulio Zennaro fa saltare il difensore, op, Priuli un leone, prende il rimbalzo e si porta al tiro i due avversari appesi alle sue braccia e l'arbitro fischia, giro in lunetta per lui. Grande il totem, Alessandro Priuli. No, scusate, rimessa dal fondo per la Sangio, scusate, avevo compreso male. Benzoni, il capitano, manovra la palla, lo vedo rivitalizzato il capitano, adesso ne combina una delle sue, niente da fare, subisce fallo, è Bront e subisce un tecnico e non doveva farlo il capitano questo. Bisogna mantenere la calma, 48 Empoli, 58 San Giorgese, subiamo un tecnico per proteste del capitano, un malaugurato tecnico in questo momento, 8:39 da giocare, intanto rientra in campo Sesoldi per Empoli. In lunetta Terrosi, non va, la macumba di linee colpisce ancora. Simone Tomasini va a tracciare la rimessa di Ghizzani, Berni marcato da Zennaro, attende l'uscita di Pierangeli, sempre molto mobile, parte secco, buona la difesa di Priuli che guadagna una chiamata arbitrale per sfondamento, opinabile, però era già posizionato Alessandro, quindi secondo me è stata anche giusta la scelta, vabbè, un po' forzata, dai, sono un po' di parte. Va bene così. Michele Peroni, rimessa, cerca il fornaretto che riparte Giulio Zennaro, buona la sua prestazione, Simone Tomasini marcato ferocemente da Ghizzani, lo batte Thomas, cerca lo scarico, Michele Peroni, il Michelino, chirurgia del Michelino che mette una bombetta, 61 Sangio, 48 Empoli, 13 lunghezze di vantaggio, 8:06 da giocare sul tabellone, manovra la palla Empoli con Berni, Terrosi cerca l'entrata, fallo di Michelino Peroni, ineccepibile. Come fa a essere buono per lei? Anche per me gliela dato, scatto dentro, ho fatto così con Brazio, però non hanno aggiornato. Vediamo di comprendere cos'è successo. Buono il canestro, si erano fermati tutti, gli ha dato buono il canestro. Vabbè, questo non comprendo questa scelta. Comunque tiro supplettivo per Empoli, non va il tiro supplettivo, Benzoni, un leone, prende il ribalzo, ripara Simone Tomasini, 11 le lunghezze di vantaggio della San Giorgese, Zennaro, il fornaretto supera la metà campo, scarico per Michele Peroni che manovra la palla, il fornaretto ancora, manovra la palla Giulio Zennaro, cerca l'entrata Michele Peroni, scarico per il capitano, indomito il capitano e non viene premiato dalla
doppio fallo per, sia per Priuli che per Sesoldi. E devo dire che in questa scelta ci rimettiamo noi, che viene caricato di fallo il totem. Fallo reciproco tra i due giocatori. Rientra in campo Simone Nuglic e va a riposarsi Michele Peroni. L'arbitro va a spiegarsi con il tavolo, con i giudici di tavolo. Un po' di confusione, Max, in questo momento della partita. Sì, un po' di confusione, anche perché è stata una scelta arbitrale, è venuta già con una ripartenza, quindi non si era capito bene cosa fosse successo. Noi l'abbiamo vista perché eravamo girati, però i giudici ovviamente erano un pochettino disorientati. Adesso è ripartito di nuovo il gioco. Riparte Empoli con Berni, che manovra la palla per Terrosi. Simone Nuglic che ringhia su Terrosi, gli impedisce di ragionare. Forza Simo, 6 secondi sul tabellone, parte, ma Terrosi si schianta sulla difesa. Ghizzani, un buon tiratore, non va, fortunatamente il capitano, un leone il capitano, e il pallone per noi sembra cosparso di Simone, di sapone o di maionese, scegliete voi. Per due volte ci facciamo sfuggire il pallone dalle mani, e la rimessa dal fondo premia Empoli, che riparte. 7 minuti sul tabellone, 61 Sangio, 50 Empoli. Riceve palla Mariotti, che intanto è rientrato, vediamo un po'. Ghizzani, ancora Mariotti che parte secco, marcato a Tommasini e non va, a Priuli a rimbalzo, e gli arbitri inghiottono il fischietto, e puliscono. Incomprensibile, sempre uno dei due arbitri che sembra avere un conto personale con Priuli, pulisce Priuli, che capitalizza il quarto fallo se non sbaglio. Rientra Stefano Scoratti, vediamo la paletta dei falli, quarto fallo, e rumoreggia il pala Bertelli per questa decisione. Mi sembrava assolutamente innocente il tentativo di Priuli di liberarsi dalla stretta dell'avversario. Sesoldi non va. Devo dire in tutta onestà, Max, che mi sembra che hanno smesso di fischiare da tutte e due le parti. Intanto canestro di Mariotti, 52 Empoli, 61 Sangio. Forza ragazzi, bisogna far canestro. Zennaro, il fornaretto, manovra palla. Nuglic, palla dentro per Benzoni, fischiato fallo su Benzoni, due tiri per lui. Pierangeli commette fallo su Benzoni. Ti stavo dicendo che mi sembra che comunque da una parte e dall'altra i due arbitri abbiano un po' smesso di fischiare. Ma diciamo che fischiano un po' a modo loro, nel senso che probabilmente alcuni falli palesi non sono stati sanzionati, mentre altre situazioni un pochettino così più discutibili, un pochettino più dubbie, sono state fatte delle scelte così, molto chiare e pulite. Soltanto questo, hanno un modo un po' così strano di interpretare l'arbitraggio. Sono d'accordo con te, Max. Intanto il capitano, tiro libero segnato, 6-2 Sangio, 5-2 Empoli, 1-2 per il capitano, visibilmente meno matto. Allora ancora Simone Nuglic, ringhia su Terrosi, Pierangeli, esce Mariotti, marcato da Tomasini, che si stacca da lui per riuscire a difendere. Sesoldi, canestro, perde la fascia. Empoli 54, Sangio 62. Attenzione ragazzi, attenzione, ci vuole concentrazione in difesa. Benzoni, tiro di Benzoni, e il capitano è tornato. E ha qualcosa da dire anche al suo avversario. Finalmente lo vediamo sorridere, il capitano. 6-5 Sangio, 5-4 Empoli. 11. E l'arbitro, uno dei due arbitri, sembra avere un conto aperto con i nostri lunghi. Intanto rientra Cappa, esce Terrosi. Punito, Stefano Scuratti, quarto fallo per lui.
tutte e due lunghi con 4 falli, 5-21 a giocare, 54 Empoli, 65 Sangio, mentre si alza il disappunto del Palabertelli. Rimessa per Empoli, Pierangeli non va, rimbalzo di Tomasini che non riesce a trattenere la palla. Buono comunque il rimbalzo di Tomasini che protegge il proprio canestro. Partita ancora lunghissima, Max. Rimessa di Kappa. Mariotti marcato a Zennaro, un po' allegra la sua marcatura. Pierangeli dall'arco, non va fortunatamente. E usa sempre le mani Mariotti. Forza Giulio, forza Giulio. Richiamato alla difesa da coach Gandini. E il Fornaretto chiama lo schema, supera la metà campo. Forza Giulio, forza Giulio. Forza Giulio. E coach Gandini invita Giulio Zennaro a distribuire la palla prima di essere aggredito. Intanto giro in lunetta di Kappa. 65 Sangio, 54 Empoli. Parte la macuba di Maslini che è inesorabile. Un ragazzo da tenersi caro. Ancora tiro di Kappa e non va, in forma splendida Max Lini nel gufare. Riparte Zennaro, Simone Tomasini, ancora Giulio Zennaro, il Fornaretto supera metà campo, Simone Tomasini, buono la circolazione di palla della San Giorgese, il capitano, non va il suo tiro, chiamato fallo Simone Nuglic. Non usano lo stesso metro. 65 Sangio, 54 Empoli, 11 lunghezze, in lunetta Empoli a 4:40 da giocare, partita lunghissima o come suggerisce il mio amico Max eterna. In lunetta Ghizzani, buon tiratore Ghizzani. Vediamo il duello, primo tiro al canestro di Ghizzani. Molto freddo, l'esperienza sicuramente lo aiuta in questo momento bollente della partita. Secondo tiro per Ghizzani, non va, 1-2 per Ghizzani. Riparte Tomasini, 65 Sangio, 55 Empoli. Tomasini manovra la palla, Giulio Zennaro, il Fornaretto vede ancora Tomasini. Tomasini non va, Stefano fallo, subisce fallo Scurati ma non viene fischiato, niente da fare, non sta simpatico all'arbitro. Parte Mariotti, palla dentro per Nobili, canestro, attenzione, minuto 57 Empoli, 65 Sangio, 4:12 da giocare, la partita è apertissima. Sì, apertissima più che mai, lo sapevamo, questo è il quarto decisivo, è il quarto dove tutto diventa importantissimo e ci si gioca completamente la posta in palio. Empoli come una formichina sta ritornando sotto, sta sfruttando molto il suo lungo Nobile che con l'esperienza sta facendo valere tutti i suoi centimetri, tutto il suo peso sotto le plance. Noi siamo un pochettino sterili in fase offensiva, fortemente due bombe ci hanno tenuto fino adesso un pochettino a distanza, dobbiamo cercare un attimino di utilizzare un pochettino più il gioco in fase offensiva e ritrovare qualche canestro per riacquisire fiducia negli ultimi secondi finali. Grazie Max. Teo, 4:12 da giocare, di fuoco. Sì, assolutamente, sugli ultimi 4 minuti dobbiamo dare tutto per portarla a casa. Abbiamo regalato molti punti sul tiro libero commettendo fallo a rimbalzo offensivo e essendo in bonus regalando tiri liberi alla squadra avversaria. Ultimi 4 minuti infuocati, dobbiamo continuare così, mantenere il vantaggio e continuare a spingere. Grazie Matteo. Riparte la Sangio con Michele Peroni, Simone Nuglis, Simone Tomasini, quintetto basso per la Sangio.
va oltre la linea di fondo Simone nella sua penetrazione, peccato da perdonare. 65 Sangio, 57 Empoli, 3:54 i prossimi 4 possessi cruciali per l'andamento della partita. Riparte Mariotti, vecchia volpe della pallacanestro, nelle sue mani l'esito dello sviluppo dell'azione. Parte Secco, lo recupera Simone. Ghizzani, grande palla recuperata dal capitano che si getta a terra. Michele Peroni lo aiuta. Michelino vede il canestro ma non tira. Benzoni, Tomasini, 12 secondi per sviluppare l'azione per l'assaggio. Allarga il campo Simone Tomasini, scarico per Michelino Peroni, non va. Riparte Empoli, Mariotti, niente da dire, hanno inghiottito il fischietto gli arbitri, niente fallo fischiato su Mariotti. Riparte ancora Mariotti, scarico per Pierangeli, fallo giusto fischiato a Peroni, scuote la testa Michele, ma anche il coach Gandini, ma era fallo. Rientra intanto Alessandro Priuli, non so se tu sei d'accordo. Ma... Sì, un colpo d'anca, un pochettino, ci sta tutto il fallo. Probabilmente noi eravamo nella prospettiva ideale per vedere l'intervento, un po' coperti sia il giocatore che il nostro allenatore. Tanto in lunetta Pierangeli, fai partire alta la tua macumba Max. E Max Lini con un colpo di reni butta fuori la palla che stava entrando. Secondo tiro, secondo canestro. Riparte 65 Sangio, 58 Empoli, 2:43. Dobbiamo fare canestro. Forza ragazzi, Simone Nuglic. I giocatori sono tutti stanchi. Daniele Benzoni. Prende un tiro di... fortunatamente Ghizzani ingannato dal rimbalzo della palla commette infrazione di passi e la palla ritorna a noi. Esce Ghizzani visibilmente stanco, comunque buona la sua prestazione, e rientra Terrosi, altro giocatore importante. Simone Nuglic riparte per l'assaggio. Simone Tomasini che parte e supera la metà campo, il golden boy, manovra la palla, forza Sangio, il capitano che deve far giocare la squadra. Priuli, corre il capitano, dentro per Priuli, siamo nel pitturato, non va, viene fischiata la rimessa a favore di Empoli, ma qualcosa da dire il capitano, 2 minuti, 7 le lunghezze, anche il pubblico ha qualcosa da dire. Riparte Mariotti, momento delicato della partita. Oh, ma no, ma non è vero, sistematico il fischio dell'arbitro contro Priuli, 5 falli per lui. Esce Priuli, rientra Simone Stefano Scuratti, il tribun in lunetta, Terrosi, forza Max, non va, la macumba di Max non va. 65 Sangio, 59 Empoli, vede il meno 5 Empoli, attenzione Sangio, bisogna fare canestro. 1:47, lo lasciamo solo. Tomasini viene fuori da una situazione difficile. Nuglic, Tomasini manovra la palla, il capitano l'arpiona, marcato da Mariotti. 5 secondi, Tomasini allo spazio, non va, finito il tempo, palla conquistato da Luse Empoli, chiama il movimento di palla coach Gandini, minuto chiamato da Empoli, 1:25 da giocare, ultimo quarto, 60 Empoli, 65 San Giorgese. Dobbiamo soffrire.
Sì, dobbiamo soffrire, manca poco, però è tantissimo nella pallacanestro un minuto e 25 secondi. Loro sfrutteranno sicuramente un momento positivo psicologico che comunque li sta portando sempre di più in scia. La San Giorgese, come ripetavamo prima, è rimasta un pochettino sterile in questa ultima parte di gioco, in quest'ultimo quarto. Deve ritrovare sicuramente qualche canestro per riacquistare fiducia, come dicevamo precedentemente, e cercare di portare a casa una partita importantissima. Grazie Max. Matteo, 1,25, 5 lunghezze. Terribile questa partita. Sì, terribile, ce la si può fare, ce la si può ancora fare, siamo comunque avanti noi, sono loro che devono recuperare, gestiamo. Bene, concordo con Matteo, lo biondo, che dobbiamo gestire e se è possibile continuare a fare qualche punto. Si alza altissimo il grido del Palabertelli, Sangio Sangio, il pubblico capisce il momento difficile e cerca di trascinare K dall'angolo, non va, rimbalzo, è Marchino Tedoldi, il mio Marchino prende il rimbalzo, grande Marchino. Tomasini supera la metà campo, buon rimbalzo importantissimo di Marchino Tedoldi, il capitano si porta a spasso la difesa, Tomasini cerca lo scarico nell'angolo, Marchino Tedoldi della mezza misura, non va, difesa ragazzi, difesa, 47 secondi più 5 Sangio, difendiamo, bomba di Mariotti e non ci voleva, più 2 Sangio, riparte, bisogna far canestro ragazzi, Benzoni, palla per Marchino Tedoldi, scarico per Luglic, Tomasini, 10 secondi da giocare e poi ci sarà un possesso per Empoli, terribile, Marchino Tedoldi, scarico, Benzoni, non va, ma il grande Tedo, e Marchino Tedoldi compie un capolavoro prendendo il rimbalzo in cielo e subendo fallo. Marchino Tedoldi da Brescia, bravo Marco, giro in lunetta per lui, calma Marco, 15:74 da giocare, 65 Sangio, 63 Empoli, primo canestro sul tiro libero di Marchino Tedoldi, il Tedo, forza Marco! E Marchino Tedoldi mette la sua firma con un rimbalzo veramente prezioso e 2 punti in lunetta. Bravo Marco Tedoldi, bravo. Non poteva fare giocata migliore in una situazione simile, un rimbalzo veramente importante, poi riesce a conquistare un fallo e fa due canestri, 2 tiri liberi che pesano come macigni, ci danno 2 possessi di vantaggio che a 15 secondi dalla fine possono essere importanti. Bene, siamo contenti sia per Marchino Tedoldi a livello personale, una giocata che gli dà fiducia, gli dà veramente... fa aumentare la sua voglia di riconquistare la palla e di vincere. E molto bene per la Sangio, 6-7 Sangio, 63 Empoli, 15 secondi e 74 da giocare. In trans Marchino Tedoldi va a tracciare la rimessa di K. Si alza alto il grido, Sangio. Marchino Tedoldi, mi suggerisce Max, agli occhi della tigre. Terrosi cerca un canestro veloce, ancora palla presa e si conquista altri 2 tiri Marchino Tedoldi. 10:48 da giocare, più 4 Sangio e Marchino Tedoldi si guadagna un giretto in lunetta. Protagonista Marchino Tedoldi in questo finale di gara. Viene chiamato l'antisportivo dal pubblico. Non va il primo, calma Marco. Niente da fare. E Marchino riconquista la palla. Scarico per Luglic che
bene palla opportunamente Marchino Tedoldi, Simone Tomasini, brutto fallo su Tomasini, gli mette il piede sotto Mariotti, brutto fallo. La partita comunque è conclusa, 70 Sangio, 63 Empoli.